Agiscono in gruppo, sono attrezzati e pericolosi. La presenza dei bracconieri sul lago di Varese sta diventando un problema sempre più sentito sul territorio, a danno dei pescatori che frequentano le aree rivierasche. Il fenomeno è stato al centro di un tavolo istituzionale in prefettura. Ci sono periodicamente furti di motori, di reti, un po' di tutto. Abbiamo trovato gente con il fucile subacqueo, proprio come sommozzatore, gli mancavano solo le bombole, poi c'avevano carpe, un po' di pesci dentro nelle reti che portavano a riva. Quindi dobbiamo, con l'aiuto delle forze dell'ordine, mettere un freno, una fine a sta roba qua, sennò tutto il lago di Varese ormai è un bracconamento unico. Informazioni, quelle fornite dai pescatori, che permetteranno di pianificare attività di controllo mirate. Abbiamo acquisito delle informazioni importanti che ci consentiranno di programmare dei servizi mirati di vigilanza e controllo del territorio al fine di prevenire la commissione di reati e garantire una maggiore sicurezza sia a chi lavora sul lago, come i pescatori, sia chi opera in attività che in qualche modo si interfacciano sul lago. Al tavolo anche le forze dell'ordine, i comuni e la provincia di Varese, con il vicepresidente Barcaro che ha fatto il punto sull'organico che si occupa delle attività di controllo. Come polizia ittico-venatoria, come appunto delega di Regione Lombardia, abbiamo al momento 7 agenti che comunque purtroppo non possono occuparsi solamente del problema di bracconaggio all'interno del lago di Varese, perché abbiamo le problematiche per quanto riguarda gli ungulati sul territorio. Il territorio è uno dei più grandi della provincia di Varese e della Lombardia, appunto, per cui 7 uomini, 7 risorse in campo sono veramente poche. Ci auguriamo che con il mese di settembre-ottobre il piano assunzionale che abbiamo predisposto possa andare a buon fine.